è il momento di dirsi addio. O forse no. È troppo presto per gli addii. Voi due, venite con me. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Mystery Dungeon. Allora, la scorsa volta eravamo rimasti che dovevamo fare semplicemente delle missioni. Allora, se riesco magari a entrare nel punto giusto, grazie. Dicevo, la scorsa volta eravamo rimasti che dovevamo fare semplicemente delle missioni. E se non erro, io dovrei avere ancora una missione a Grotta Marina. Eccola qui. E quindi direi di andare a fare proprio questa qui. Eccoci qui alla grotta. Ora abbiamo raggruppato anche il signor Anorith. Ora vediamo di recuperare le scalette in fretta. Ed eccoci qui al piano, in teoria. Eccolo qua. Perfetto, usciamo e vediamo come continua la nostra storia. È notte. Non riesci a dormire? In effetti, la giornata di oggi è stata davvero piena di sorprese. Il signor Dusknoir ha rivelato di venire dal futuro. Roba da non credere. Dusknoir è partito addirittura dal futuro per inseguire Grovyle. E adesso si trova qui. Vuole acciuffarlo e riportarlo con sé nel futuro. Per questo dobbiamo lasciare che sia lui ad occuparsi di Grovyle. Dobbiamo fidarci di Dusknoir. Beh, certo, se fossimo noi ad arrestare Grovyle sarebbe mitico. Ma non sono ancora pronto per una missione del genere. È tutto nelle mani del signor Dusknoir. Beh, direi che finalmente hai preso sonno. Sarà meglio che riposi un po' anch'io. Speriamo che Grovyle venga catturato presto. Buonanotte. Che carino Squirtle. Allora, vediamo un po' oggi cosa ci tocca fare. Ecco il punto della situazione. Non abbiamo ancora ricevuto notizia della cattura di Grovyle. Ehi, ma Mesprit e gli altri stanno bene? Non sappiamo nemmeno questo. Non abbiamo alcuna notizia, siamo all'oscuro di tutto. Nonostante questo, non possiamo intervenire e rischiare di mandare tutto a monte. Dovremmo tenerci alla larga finché non avremo ricevuto nuove istruzioni. Fino ad allora dovremo continuare come sempre. Pertanto si torna al lavoro. Va bene, quindi anche oggi penso sia una giornata molto tranquilla. Esatto, Chatot mi ha appena detto di andare alla bacheca e di fare qualche missioncina. Ma vediamo se troviamo qualcosa di carino e facile da fare giusto per... mamma mia! Sparite tutte le missioni dei ricercati, ma com'è possibile? Va bene ragazzi, andremo al Monte Crespo a cercare il signor Cherubi. Chissà cosa avrà rubato. Ok, questa era pessima, lo ammetto. Ok, eccoci al piano. Ed eccolo qua, il Cherubi. Nata scena di notte, Squirtle è diventato un sonnambulo. Senti, secondo te cosa stanno facendo Azelf e i suoi amici? Pensi che stiano lottando contro Grovyle? Se ci penso, non riesco proprio a dormire. Beh, certo che tutta questa storia è proprio strana. Voglio dire, Pokémon che vengono dal futuro? Come può essere? Mentre noi gli stiamo dando ragione. Oh, domani bisogna svegliarsi presto, come al solito. Devo proprio cercare di dormire un po'. Mi sto per addormentare. Buonanotte. Domani dobbiamo darci dentro. Buonanotte. Vediamo se oggi abbiamo nuove notizie da parte di Magneson. A proposito del piano per acciuffare Grovyle, stiamo ancora aspettando di ricevere notizie della sua cattura. Attendiamo con ansia. Speriamo che succeda presto qualcosa. Vi prego di continuare il vostro lavoro come al solito. Attenzione. Oh, cos'è questa sirena? L'agente Magnemite è qui. Questo è un messaggio del commissario Magneson. Siamo lieti di annunciare quanto segue. Grovyle è stato finalmente arrestato. Oh, attenzione. Wow, finalmente. Oibò, hanno preso Grovyle. Shock, ce l'hanno fatta, yuppie. C'è dell'altro. Grovyle è stato catturato dal grande Dusknoir. Ti hanno informato che è sua intenzione ritornare nel futuro e portare con sé Grovyle. Tornare indietro? Vuole tornare nel futuro? E come? Come intende fare? Non sono a conoscenza di tutti i dettagli di questa operazione, ma ho sentito dire che attraverseranno un tunnel. Ha parlato di un cosiddetto tunnel dimensionale.
Mi è stato detto che ha attivato un tunnel dimensionale nella piazza principale della città. Dusknoir ha espresso il desiderio di salutare tutti prima di andarsene. Si augura di trovarvi tutti nella piazza di Borgo Tesoro per un ultimo saluto. Hey, hey, cosa stiamo aspettando? Coraggio, gente! Tutti a Borgo Tesoro! Hey, hey, manca il grande Dusknoir! E quello cos'è? Quello è un tunnel dimensionale. Tunnel dimensionale? Ah già, Magne mai te ne stava parlando prima. Oh, boh, è questo? È incredibile! Entrando qui dentro si finisce nel futuro. Attenzione, non avvicinatevi. È sufficiente sfiorarlo per essere spediti all'istante nel futuro. Vi prego di fare attenzione. Uff. Dannato Bidoff. Ehi, guardate! Uxie, Mesprit, e c'è anche Azelf. State tutti bene, evviva! Certo che stiamo bene. Allora, il piano ha funzionato? Sì. Il merito è tutto del grande Dusknoir, è stato perfetto. Rovail è stato catturato. Siamo anche tornati in possesso degli ingranaggi del tempo rubati. Wow, fantastico! Dusknoir dovrebbe essere qui tra breve. Quello è Grovail. Quello sì che sembra un cattivo. Eccoci qua, ragazzi. Tutti davanti al grande Dusknoir. Signore e signori, è con estremo piacere che vi comunico quest'oggi l'esito della nostra missione. Finalmente, Grovail è stato catturato. Guarda come tutti sono felici ora. A quanto pare hanno imbavagliato Grovail. Non può proprio parlare così. Purtroppo porto con me anche delle brutte notizie. È tempo per me di tornare nel futuro. Signore e signori, è tempo di dirsi addio. Hey hey, allora le cose stavano proprio così. Che tristezza. Avrei voluto chiederle così tante cose. Sì signore. Uxie, Mesprit, Azelf, affido a voi il resto. D'accordo. Lasci fare a noi. Gli ingranaggi del tempo sono tornati in mano nostra. Sarà nostro compito rimetterli al loro posto. Va bene. Grazie, grazie di tutto. Ci avete salvati tutti, grazie. Oh, no, no. Il merito è anche vostro. Spero che manterrete il vostro impegno e farete tutto perché la pace regni nel mondo. Può scommetterci. E ora... temo che sia giunto il momento. Era come l'hanno calciato, poverino. Per quanto mi addolori... Arrivederci, a presto! Signor Dusknoir! Oh, dimenticavo. Prima di andarmene vorrei dire una cosa a due Pokémon. Squirtle e Ricky. Siamo noi! Andiamo! E così è il momento di dirci addio, signor Dusknoir. Per tutto quello che ha fatto per noi, grazie di cuore. Sì, certo, è il momento di dirsi addio. O forse no. È troppo presto per gli addii. Voi due, venite con me. Ah! Ma che cavolo è appena successo? Oh, boh! Squirtle, Ricky! Cosa è successo? Ma che diamine sta succedendo? Capitolo 14. Nel futuro. Oddio, è tutto distrutto. Come ci aveva detto Dusknoir, d'altronde. Ah, una torre. Segnatevela questa torre. Spiacente di avervi fatto attendere, grande Dialga. È vero. Ho trovato maggiori difficoltà rispetto a quello che avevo previsto. Tuttavia, la caccia... ha finalmente dato i suoi frutti. Oddio, è lui. Capisco perfettamente. Coloro che cercano di cambiare il corso della storia devono essere cancellati dalla storia. Mi occuperò di questo immediatamente. D'accordo, come desideri. Vado. Ehi, Ricky, svegliati, Ricky. Ma cosa diavolo sta succedendo in questo posto? Stai bene? Questo posto sembra una specie di prigione. Anch'io mi sono svegliato un minuto fa e non so cosa stia succedendo. Ho provato ad aprire la porta, ma è bloccata. Non sembra esserci un'altra via d'uscita. Mi sa che ci hanno rinchiuso per bene.
Va bene ragazzi, io mentre siamo qui vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!